Polifemo affronta argomenti certamente seri, talvolta pesanti. Taranto vive momenti difficili, ma ci sono anche occasioni in cui bisogna sorridere, bisogna valorizzare l'esistente, bisogna, come dire, spalancare le braccia al futuro, aprire i sogni alla speranza. E quale occasione migliore se non pensare ai più piccoli, a quelle iniziative che permettono ai più piccoli tanto di crescere quanto di così formare in maniera, sviluppare in maniera ancora più completa le facoltà appunto cognitive. Questa era una premessa doverosa. Quest'oggi una iniziativa davvero bella, Lego Tour. E ricorderete tutti le costruzioni della Lego, quanti anni abbiamo trascorso da piccoli a cercare di costruire l'impossibile, e ora riviviamo con i più piccoli appunto questa esperienza. Gina Lupo, assessore del Comune di Taranto alla pubblica istruzione e alla cultura. Certamente l'iniziativa era stata programmata, coincide purtroppo in un giorno triste per Taranto, l'ennesima morte all'Ilva. Eh sì Luigi, dici bene, ci siamo svegliati tutti quanti stamattina in quella che doveva essere una giornata ricca di iniziative, quindi doveva essere una giornata di festa con una notizia terribile. Cosa dire davanti a una tragedia del genere, quando si perde la vita e si è così giovani, ci lascia ammutoliti e senza parole. Però tutto questo evento, Luigi, non poteva essere fermato. Questo è un giro che la Lego fa in tutta Europa. Pensa, lo ha fatto anche sotto la Torre Eiffel a Parigi e ha scelto determinate città. Avevano chiesto di venire a Taranto e ovviamente non ho preso a volo questa iniziativa per i nostri più piccoli. Siamo qui dalle 15 del pomeriggio e, come si potrà vedere, le file dei bambini sono numerosissime. Questo mi fa piacere. Ci vuole poco per far sorridere i bambini di questa città. Bisogna cogliere al volo, quindi consentimi ogni occasione, quindi consentimi di stringermi attraverso te, di stringermi alla famiglia di quel giovane ragazzo di appena 24 anni, sono certa che la magistratura farà piena luce, e comunque invitiamo tutti i genitori, tutti i bambini, perché qui si parte dai bambini molto piccoli ai bambini più grancelli, ci sono giochi per tutte le età, la Lego Tour resterà qui sulla rotonda, è tutto gratuito, resterà sulla rotonda anche domani mattina e per tutta la giornata di domani, domenica, fino al pomeriggio e sera inoltrata, riceveranno in omaggio tutti i bambini che interverranno, ed è un'occasione per dire alle famiglie che insomma noi amministrazione ci siamo e comunque pensiamo anche ai vostri piccolini.